Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. G20 Indonesia, stretta di mano tra il presidente USA Biden e quello cinese Xi Jinping all'inizio dell'incontro al G20 a Bali. Il primo colloquio di persona tra i due. È un piacere incontrarti, ha detto Biden. Come leader delle principali economie del mondo dobbiamo gestire la competizione dei nostri paesi e evitare che sfoci in conflitto. Non ci sarà una nuova guerra fredda con la Cina. La guerra Ucraina-Russia, Zelensky a Kherson, pronti per la pace. La Russia, inaccettabile le condizioni da Kiev. Mosca considera inaccettabile la condizione proposta per avviare i negoziati. I russi devono lasciare l'Ucraina e gli USA premono su Kiev. Zelensky comincia a pensare a richieste realistiche, dice il consigliere americano per la sicurezza Sullivan. Bruxelles, Consiglio dell'Unione Europea su Ucraina, ONG, dove farà il suo esordio il ministro Tajani. Alla luce dei recenti eventi su richiesta esplicita dell'Italia, si parlerà di migranti ONG, fa sapere la Farnesina. Tajani ribadisce le regioni dell'Italia, ma i francesi, dice, siamo pronti a parlare con Parigi e chiudere una polemica che non è partita da noi. Il presidente della Repubblica Mattarella ha avuto con il suo omologo francese Macron un colloquio telefonico nel quale entrambi hanno ribadito la grande importanza delle relazioni tra Italia e Francia e quanto si legge nel comunicato congiunto diffuso dal Quirinale e dall'Eliseo. Esplosione a Istanbul, 6 morti, arrestate 22 persone, accuse al PKK. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.